In questo video presentiamo il modulo DP, un insieme di funzionalità che consentono di gestire l'anagrafica dei DP utilizzati in azienda, specificando marca, modello e descrizione degli stessi. Definire i DP da assegnare ad ogni lavoratore in base alla mansione svolta. Gestire le assegnazioni. Registrare gli acquisti effettuati e monitorare la disponibilità residua di ogni DP. Il modulo, inoltre, si integra con la valutazione dei rischi effettuata tramite il modulo DVR, consentendo di verificare che l'assegnazione effettuata offra una copertura sufficiente in base ai rischi rilevati per le attrezzature, gli ambienti di lavoro, le attività e gli agenti chimici utilizzati da ogni lavoratore. Per poter provare il modulo DP, come primo passaggio è necessario disporre di una sede attiva. Ricordiamo che è possibile attivare in versione dimostrativa per 3 mesi, senza nessun costo, una sede. Trovate il link direttamente in home page. Sempre dall'home page, o più semplicemente dal menu Shop che trovate nella parte sinistra dello schermo, è possibile attivare, sempre in prova gratuita per 3 mesi, il modulo DP. Dopo l'attivazione, accedendo alla sezione Sicurezza sul lavoro, troverete in fondo alla pagina, nel menu laterale, la sezione dedicata alla gestione dei DP. Il primo passaggio consiste nell'accedere all'area Sedi aziendali. In questa zona troverete la sede precedentemente attivata, all'interno della quale potrete definire le mansioni presenti in azienda. Prendiamo una mansione già presente nel nostro catalogo e importiamola all'interno della sede aziendale. Una volta effettuata questa operazione, occorre specificare per questa mansione i DPI previsti. Ovviamente all'inizio non saranno presenti dei DPI. Pertanto è possibile crearli al volo specificando la tipologia, la marca e il modello dello stesso. Eventualmente anche una descrizione. Una volta effettuata questa operazione, è possibile accedere all'area dedicata ai lavoratori, assegnare ad ogni lavoratore la mansione appropriata e il sistema immediatamente inizierà a segnalare la mancata assegnazione del DP corrispondente. Il secondo passaggio consiste nel registrare gli acquisti effettuati di DPI e monitorare in questo modo la disponibilità residua degli stessi. Per registrare un acquisto nell'apposita sezione è sufficiente cliccare sul pulsante Registra acquisto, specificare la data di acquisto, eventualmente una descrizione che potrebbe essere per esempio la taglia del DPI, un codice relativo all'acquisto e la data di scadenza che normalmente è disponibile per ogni DPI. Infine la quantità acquistata. Ora che abbiamo caricato tutte le informazioni relative ai DPI, è possibile accedere alla pagina di verifica delle assegnazioni da effettuare. Tramite questa pagina viene evidenziato il lavoratore precedentemente assegnato, indicati i DP assenti e i DP utilizzabili per l'assegnazione. Tramite l'apposito pulsante è possibile procedere all'assegnazione del DP. Da qua si può impostare la data di assegnazione, la quantità di DP assegnata, scaricare immediatamente il verbale di consegna da far firmare poi al lavoratore e che sarà possibile archiviare in un secondo momento scansionato.
ed infine effettuare l'assegnazione del DP. In questo modo vediamo che il DP risulta correttamente assegnato e la quantità disponibile è diminuita di un'unità. Effettuando la valutazione dei rischi con il modulo DVR, è possibile specificare per ogni attrezzatura presente in azienda, ogni ambiente di lavoro, ogni attività svolta e ogni agente chimico i DP necessari. In questo caso, il sistema è in grado di effettuare una verifica tra i DP assegnati alla mansione e i DP necessari in base alla valutazione dei rischi. Torniamo in una sede aziendale e in questo caso prendiamo una sede per cui è già stata effettuata la valutazione dei rischi. Accedendo all'area delle mansioni, è possibile vedere come nell'ultima colonna vengano questa volta riportati i DP necessari in base alla valutazione dei rischi effettuato e per ognuno di essi viene indicato se i DP assegnati alla mansione sono sufficienti a coprire le caratteristiche individuate durante la valutazione dei rischi. Un sistema di controllo che ci evita di fornire DP dalle caratteristiche insufficienti.